Beh, è stata una partita equilibrata, è stata una partita equilibrata a sprazzi, a momenti non si è visto, credo, un gioco di livello altissimo, tanti errori da una parte all'altra, imprecisioni da una parte all'altra. Busto ne ha avuto di più, ha giocato meglio, con più intensità, ha difeso tanto, ha toccato muro tanto, hanno fatto meglio, noi non possiamo permetterci, credo, di partire in un primo set partendo 4-5-0, adesso non ricordo, uguale nel terzo set, perché poi comunque diventa complicata con tutte le squadre a recuperare, soprattutto con una squadra come Busto che difende tanto e contrattacca con una logica nella scelta dei colpi e tutto. Quindi questa secondo me è la chiave della partita, senza entrare nello specifico di analisi più approfondite. Quello che è parso, credo, evidente dal campo è stata la loro reattività su tutti i palloni e anche sulla lucidità delle scelte dei colpi d'attacco, cosa che noi questa sera non abbiamo avuto. Penso che un dato dei muri sia impietoso, non tanto per il dato in sé, ma per la qualità dei tocchi, anche quelle cose che a statistica poi molte volte non si vedono, ecco. Tocchi di difesa, il numero dei contrattacchi più alto, ma anche la qualità proprio della possibilità di rigiocata è stato più alto, quindi onore a loro e noi continuare a lavorare. I nuovi innesti che stanno per essere inseriti in squadra possono dare la svolta definitiva alla stagione? Possono aiutare. Certamente possono aiutare, nel senso, anzi, sono stati presi per aiutare. Poi adesso abbiamo già avuto Peterson da stasera, che però è arrivata a metà settimana, quindi con pochi allenamenti nelle gambe, infatti ha avuto anche un ovvio problema di tenuta nel lungo periodo. Un giocatore importante che sicuramente ci potrà dare una mano. Adesso arriverà Abbott all'inizio settimana e Mingardi. Sicuramente aiuteranno intanto una prima cosa ad alzare l'intensità in allenamento e la competitività all'interno della squadra, che credo che sia sempre un bene. Dopo, se possano poi effettivamente dare la svolta alla stagione, me lo auguro, però non ho la sfera di cristallo ancora.